nonostante a un certo punto nel corso delle indagini probabilmente si sono accorti i soggetti interessati di essere attenzionati o hanno saputo, insomma, hanno visto il movimento delle forze di polizia e allora hanno cominciato a ricorrere a una serie di espedienti per evitare proprio di essere filmati, di essere ripresi durante l'attività di timbratura e di allontanamento. E non è bastato questo, si è arrivati al punto, insomma, di mascherare, inventarsi una sorta di tindeggiatura straordinaria agli stessi dipendenti che hanno riuscito a pitturare praticamente all'interno della stanza guardando un po' in aria, cercando di frugare dove potesse esserci una telecamera, ma ciò nonostante hanno continuato le loro condotte, quindi ecco perché questo è l'aspetto forse più grave, perché è segno di un malcostume davvero degradante a fronte di 42 unità che lavorano presso questa struttura dell'azienda sanitaria di Cosenza, presso la sede di Rossano, il 50% si è reso responsabile di queste condotte, l'altro 50% svolgeva il proprio lavoro, cioè nel senso che timbrava, era ordinariamente al posto di lavoro. Ci siamo interrogati e ci interroghiamo tuttora sul perché i colleghi che lavoravano regolarmente non hanno mai denunciato quelli che invece timbravano e andavano a passeggiare riva al mare, o andavano dalla parrucchiera, o andavano a fare la spesa ai generi alimentari, o andavano al bar semplicemente per chiacchierare con amici durante la giornata lavorativa.